Salve, sono uno dei titolari della Pizzetta 5 Cobra, un'azienda che si occupa di costruire parti speciali e anche di primo montaggio per l'industria motociclistica. E ci stiamo specializzando in parti speciali per la specialità del supermotard, che è quella più intrigante per quanto riguarda le trasformazioni dalle moto da cross alle moto per questa specialità. Quest'anno stiamo sviluppando dei nuovi materiali e abbiamo rivoluzionato il sistema frenante che abbiamo usato fino all'anno scorso. È materiale nuovo con le pinze staccabili del nostro doppio disco, e anche per quanto riguarda le piastre forcella abbiamo un nuovissimo sistema perimetrale che garantisce la massima resistenza alla torsione. Abbiamo anche sviluppato un sistema di controllo del leveraggio posteriore dedicato soprattutto al supermetard, e lavoriamo in partenariato con le frizioni, con la ditta che costruisce frizioni antisaltellamento Adige. Siamo noi costruttori di tutte le frizioni Adige antisaltellamento e sviluppiamo sui nostri team, i team che noi seguiamo, sviluppiamo le modifiche, gli aggiornamenti e i miglioramenti della frizione antisaltellamento Adige APTC. Ecco, le parti speciali che noi produciamo sono direttamente derivate dalle esigenze dei piloti che noi seguiamo. Abbiamo sviluppato in questi anni il sistema frenante a doppio disco anteriori, che ha dei vantaggi per quanto riguarda la guidabilità e l'inserimento in curva e la manovrabilità della moto nei cambi di direzione. La piastra che stiamo sviluppando invece ha un sistema di controllo delle torsioni massimo, e il lavoro che stiamo facendo invece sulle frizioni antisaltellamento è quella di affinare l'effetto dell'asservimento in coppia, per cui abbiamo un controllo, oltre all'effetto di antisaltellamento, anche un controllo in trazione. Abbinato a questo sistema di controllo in trazione della frizione abbiamo un sistema di mozzo posteriore con un parastrappio regolabile che dà la possibilità di avere una sorta di controllo di trazione meccanico e, diciamo, modificabile e adattabile a tutti i tipi di percorso. I vantaggi fondamentali sono nell'uscita dello sterrato e con la possibilità di avere delle aperture del gas anticipate, e anche nel controllo, diciamo, nelle condizioni di poca aderenza, di scarsa aderenza.